Liberi Dentro, Eduradio, il programma di informazione, didattica e cultura per il carcere e la cittadinanza. In onda ogni weekend, il sabato alle 11 e la domenica alle 18, sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1. Però sapeva amare. Domenica 23 agosto, buonasera a tutte e tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko e bentrovati a Liberi Dentro ed Uradio, il nostro consueto appuntamento di informazioni, notizie ma anche svago, cultura, musica e approfondimento per il carcere e la cittadinanza. Io sono sempre Caterina Bombarda, che con la mia collega di conduzione Francesca Candioli vi condurremo con noi alla scoperta delle nostre rubriche, inframmezzandole con notizie che speriamo sempre utili per la vita sia dentro ma anche fuori la realtà carceraria. E difatti oggi la mia apertura con voi parte da un tema specifico che sta molto a cuore a chi si trova in particolari condizioni e per questo necessita di aiuto e accoglienza. Sto infatti parlando delle comunità di accoglienza per capire insieme non solo come funzionano e come richiedere aiuto, ma anche sapere come funziona il percorso di recupero all'interno e chi può fare domanda. Quindi qui con me oggi c'è Luca Orioli, referente dell'ambito carcere di una comunità che è oramai una realtà internazionale che opera attraverso centinaia di case famiglia e di accoglienza in Italia e in altri 45 paesi nel mondo, che però è anche locale qui a Castelmaggiore nei pressi di Bologna ed è la comunità Papa Giovanni XXIII fondata nel 1968 da Don Oreste Benzi, una comunità riconosciuta dalla Santa Sede, formata da credenti laici, il cui impegno è quello di condividere ogni giorno la propria vita con chi, per diverse ragioni, si trova a vivere in condizioni di marginalità sociale. Quindi Luca, mi aggancio subito su questo perché tra i vari e vasti ambiti di intervento della comunità Papa Giovanni c'è anche il servizio carcere, un incontro con le persone detenute per aiutarle nel loro percorso di reinserimento in società, combattendo il peso dello stigma, del pregiudizio che portano addosso. Come può un detenuto o una detenuta fare domanda e chiedere di incontrarvi e accedere ai servizi che offrite? Buongiorno Caterina e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Viale il Gomito 2. Intanto posso dirti che noi partiamo proprio da un incontro con le persone che ci chiedono un aiuto, proprio perché riteniamo importante conoscerci e in una qualche misura riuscire a raggiungere una fiducia reciproca. Per cui le persone che ci chiedono aiuto possono farci una domandina, possono scriverci una lettera, vi lascio l'indirizzo, l'avevamo già lasciato in un'altra puntata. Comunque potete scrivere alla comunità Papa Giovanni XXIII in via San Marina 12, 40013 Castelmaggiore, provincia di Bologna, oppure anche via mail alla mail accoglienza.emilia@apg23 associazione Papa Giovanni 23.org. E quindi sì, partiamo incontrando le persone, facendo un primo colloquio e poi vediamo assieme come si può impostare il percorso. Ecco, qui posso fare già una prima distinzione tra chi ha principalmente problemi legati alla tossicodipendenza e chi invece non ne ha, proprio perché insomma, la nostra comunità offre percorsi diversi partendo dai bisogni che ognuno ha, per cui per chi ha problemi di dipendenze, sia per uomini che per donne, abbiamo un percorso terapeutico in comunità terapeutica e il cui scopo principale è quello di aiutare la persona a uscire dal problema, appunto, della tossicodipendenza. Per loro è anche molto importante contattare il CERT esterno a cui erano in carico, se ne avevano uno prima di entrare in carcere, per capire se anche il CERT è d'accordo nell'intraprendere questo percorso. Poi per quelle che sono le persone che non hanno problemi di tossicodipendenza, se parliamo di donne, cerchiamo assieme di costruire un percorso esterno in alcune delle nostre strutture o anche in altre, insomma si cerca di costruire un percorso che possa aiutare la persona a tornare ad avere una vita regolare, mentre per gli uomini proponiamo un percorso che abbiamo chiamato CEC, Comunità Educante con i Carcerati,
Comunque per tutto il percorso parte da una domandina o da una richiesta, da una lettera e da un primo colloquio di conoscenza, ecco. Rieccoci qui con noi, bentornati a Libri Dentro, un programma che se state ascoltando in questo momento, voglio spiegarvi che si tratta appunto di un'iniziativa nata per far arrivare la nostra voce direttamente nel carcere della Dozza di Bologna. Ma non solo, il nostro intento è anche quello di raccontare il carcere a tutti i cittadini che magari sentono parlare di questa realtà solamente sui giornali o in TV. Oggi, prima di presentare il nostro nuovo ospite, intervistato dal nostro islamologo di fiducia, Ignazio De Francesco, voglio un po' spiegarvi quello che succede quando una persona entra per la prima volta in carcere. C'è infatti una guida su Ristretti Orizzonti, che è un sito che si occupa da anni di carcere. In questo sito troviamo una guida che si chiama Guida per i detenuti e proprio racconta quello che succede nelle prime ore. Che cosa succede in carcere quando si entra per la prima volta? Prima di ricevere una cosiddetta fornitura, ossia lenzuola, piatti, quello che serve per vivere, si passa dal cosiddetto ufficio matricola, dove si viene perquisiti, si prendono le impronte, le foto e i dati anagrafici. Sempre all'interno di questo ufficio, il detenuto deve lasciare tutti i soldi che ha con sé e gli oggetti di valore, come anelli, l'orologio, la cintura e altri oggetti che necessitano di un controllo. Poi potrà richiedere, con una domanda scritta al direttore, la restituzione di alcuni oggetti, come appunto la cintura, l'orologio, solo se non hanno un valore superiore ai 155 euro. Poi si viene visitati dal dottore che chiede delle cose al detenuto, ad esempio chiede se è tossicodipendente, e in questo caso conviene essere sinceri perché da questo medico dipenderà poi il trattamento a cui il detenuto sarà sottoposto. Poi, terminate tutte queste operazioni collegate all'ingresso, il nuovo ospite della casa circondariale verrà accompagnato in una stanza. Un agente consegnerà un foglio nel quale sono descritte tutte le condizioni della stanza. Prima di firmarlo è meglio controllare che tutti gli oggetti siano effettivamente nelle condizioni descritte e se c'è qualcosa di rotto. Questo perché? Perché se punteranno fuori dei danni, una volta che il detenuto dovrà cambiare cella, questi saranno messi a suo carico poi. Se il detenuto si trova in regime di isolamento è perché lo ha disposto il magistrato e rimarrà isolato fino a quando la disposizione non verrà revocata. Una cosa importante è che il detenuto deve essere informato del diritto di avvertire i suoi familiari o anche altre persone che si trova in carcere. Lo può fare o con un telegramma o con una lettera. Le spese postali sono a suo carico, però se non ha soldi in quel momento, l'amministrazione si farà carico della spedizione della lettera a busta aperta o del telegramma. Poi, se non si ha un difensore, si può nominarlo, quindi tutti hanno diritto a un avvocato, quindi occorre chiedere di andare all'ufficio matricola, dove si trova l'albo degli avvocati del circondario, al quale è possibile fin da subito comunicare tramite lettera o telegramma. Se invece si è stranieri, si può chiedere che l'ambasciata o il consolato del proprio paese siano avvertiti dell'arresto e questa operazione verrà sempre fatta dall'ufficio matricola. Ecco, questo è un po' a grandi linee quello che succede nelle prime ore di vita da detenuto. E ora cambiamo decisamente argomento e voglio lasciare la parola a Ignazio De Francesco che intervisterà Claudia Maria Tresso, una traduttrice che ha redatto la stesura in italiano dei Viaggi di Ben Battuta per Einaudi nel 2006 e che ci racconterà un po' la sua esperienza. Come sapete, Ben Battuta ci ha seguito per tanti mesi, grazie a Ignazio che ci ha raccontato ogni giorno qualcosa di questo viaggiatore ante litteram. Quindi, proprio per questo motivo, abbiamo deciso di intervistare una persona che per circa 7 anni si è immersa nella vita di questo marocchino per farla arrivare fino a noi. Buongiorno Claudia. Buongiorno Buongiorno Ignazio e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. diciamo, possiamo anche dire così in arabo, tanti ci ascoltano che sono arabi di lingua araba o musulmani, possiamo allora dire per loro che Claudia Tresso è mutakhassisa bil lugha al-arabiyya bin nahw wa sarf wa ta'allamat al-lugha fi sanawati tawila bi sura khassa bil maghrib al-arabi, quindi è un'esperta di lingua araba.
proprio della grammatica, della sintassi, una grande linguista, ha studiato a lungo e a un certo punto della sua storia di studiosa ha incontrato il diario, la rehla, i viaggi di Ibn Battuta. Come hai scoperto il diario di viaggi di Ibn Battuta e perché hai deciso di tradurlo? I viaggi di Ibn Battuta li incontra qualunque persona decida di studiare la lingua e la letteratura araba, perché come hai detto è un capolavoro di letteratura non solo araba ma mondiale. Quindi quando all'università avevo studiato letteratura araba, questa storia di questo giovane marocchino che è diventato il grande viaggiatore dell'umanità mi aveva indubbiamente colpita. Poi però dopo diversi anni, quasi dopo 15 anni che avevo finito gli studi, ho avuto l'occasione della casa editrice Einaudi che mi ha proposto di offrire, di consigliare un libro di letteratura araba significativo e rappresentativo da tradurre per la più importante delle loro collane, che si chiama la Collana dei Millenni. Allora era molto difficile perché io dovevo scegliere tra tutta la letteratura araba dalle origini ai giorni nostri qualcuno che potesse davvero rappresentare una perla della letteratura araba per metterla nella perla delle collane editoriali italiane. E ho parlato con tanti miei professori che mi hanno dato consigli di ogni genere. Avevo pensato a tradurre il Diwan del più grande poeta arabo contemporaneo, Mahmoud Darwish, rahimahullah, e avevo pensato di tradurre un'opera inedita, non tradotta in italiano, dell'unico premio Nobel della letteratura araba, Naguib Mahfouz. Avevo pensato tante cose, tra cui anche Ibn Battuta. Poi a un certo punto ho detto no, Ibn Battuta è davvero unico nella storia della letteratura del mondo, è davvero un'opera che può rappresentare la curiosità degli arabi per la conoscenza reciproca, che può rappresentare la tolleranza dell'Islam nei confronti del diverso, di chi viene da altri popoli, chi ha altre culture, può rappresentare non in ultimo la popolazione marocchina che nella mia città Torino rappresenta la maggioranza della persona di origine non italiana che abita insieme a noi e che viene sovente disprezzata. Quindi ho pensato forse proporre tra le perle della letteratura del mondo l'opera di un marocchino può servire anche a far sentire i marocchini che abitano a Torino fieramente figli del loro paese e può servire agli italiani a conoscere chi sono i grandi marocchini. E allora ho deciso, io propongo solo questo. Sono andata da Einaudi portandomi dietro solo il testo di Ibn Battuta e tutti mi hanno detto ma sei matta perché poi magari quello non va bene, tu devi averne pronto un altro. Invece no, io avevo solo quello. Sono entrata nell'ufficio e il direttore della collana mi ha detto ah bene, sono contento di vederla, anch'io ho qualcosa da proporle. E lì è stato un momento magico perché io ho preso il libro dalla borsa, lui ha preso un libro dal suo cassetto, era lo stesso libro. E quindi mi ha detto, questo era il destino, Ibn Battuta rappresenterà gli arabi nella più bella collana di letteratura che esiste in Italia. E mi ha dato l'incarico di tradurlo. Ci ho lavorato 7 anni. Un episodio o aneddoto tra i migliaia del libro che abbiamo percorso anche noi, qualche cosa abbiamo letto durante queste settimane, che ti è particolarmente piaciuto, tra tanti? Sono davvero tantissimi. Una cosa che mi è piaciuta molto è che Ibn Battuta parla anche dei personaggi che in genere a quell'epoca sono considerati minori, non solo le donne, come ho già detto, ma anche e soprattutto i bambini. Quando arriva sul lago del Volga e si lamenta che fa un freddo terribile, gli si ghiaccia l'acqua sulla barba, ma ci racconta dei bimbi che sul lago ghiacciato si divertono con le slitte e inventano dei giochi. O quando arriva alla Mecca ci racconta
che alla Mecca sì che sanno come si fanno le cose, perché i bambini hanno due maestri, uno che gli insegna solo la calligrafia e l'altro che gli insegna il contenuto del Corano, perché le due cose vanno separate, i bambini devono ricevere un'educazione valida in entrambi i sensi. Lui stesso dice di aver avuto 4 figli, una femmina e 3 maschi, e forse l'episodio che mi è rimasto più impresso riguarda proprio la bambina di Ibn Battuta. Anche io ho avuto un bambino che però è morto molto piccolo, e questa bambina di Ibn Battuta muore che ha 1 anno. Ecco, è commovente, ma per questa bambina di 1 anno Ibn Battuta ci regala la più precisa, meticolosa descrizione di funerale che troviamo nella sua opera. Lui racconta i funerali di grandi uomini, di potenti capi d'armata, di sovrani, con tutti i riti sfarzosi che ci sono stati. Ma quello della sua bambina è quello che deve avergli toccato di più il cuore, perché è quello che ci racconta con più precisione. Quindi quello mi ha colpito molto. Per questa traduzione sei stata addirittura premiata in Arabia Saudita con il maggior premio, il riconoscimento che si può dare per una traduzione in lingua straniera, in lingua non araba, quindi una lingua internazionale, dall'arabo. Ci puoi dire qualche cosa di questa esperienza in Arabia Saudita? Innanzitutto, hai dovuto mettere il velo o no? Tu non sei musulmana, ma come ti sei comportata? Ecco, in un posto in cui immagino si sia abituati a premiare anche lì, forse soprattutto gli uomini, in un certo modo. Sì, io sono stata, ho avuto l'onore grandissimo di essere l'unica donna e l'unica non musulmana ad avere vinto. Io sono cristiana, dichiaratamente cristiana, e quindi devo dire che è stata veramente una grandissima emozione il fatto di essere stata scelta tra i vincitori di questo grandissimo riconoscimento. Sicuramente è stato scelto Ibn Battuta perché la sua opera era davvero importante. E sì, anch'io mi sono chiesta, tra l'altro, chissà se devo mettere il velo. Ho chiesto, quando mi hanno telefonato per i dettagli, ho detto, ma è meglio che metta il hijab? Mi hanno detto, no, lei sa Daruri, non è obbligatorio, tu non sei saudita. Io ho detto, vabbè, ma se lo metto è meglio, e mi hanno detto, certo. Ho detto, allora vorrei mettere il velo palestinese, perché io ho iniziato a studiare l'arabo vivendo in una famiglia palestinese, e mi hanno detto, no, quello palestinese no, perché tu non sei palestinese. Ho detto, va bene, allora vorrei mettere quello tunisino, perché io ho studiato per 4 anni all'università di Tunisi. Mi hanno detto, no, tu non sei tunisino. Ho detto, allora metto quello del Marocco, che è il paese di Ibn Battuta ed è quello più rappresentato nella mia città. Mi hanno detto, no, non sei marocchina. Allora ho capito e ho detto, metto quello nero saudita. Mi hanno detto, perfetto, mumtaz. E allora ho messo, sì, il velo saudita. Però io non mi sono sentita affatto in imbarazzo per questo, perché sotto il velo c'era il mio cervello ed era quello che veniva premiato come migliore traduttrice, quindi la mia gioia era immensa e ho capito che il velo non copriva il mio cervello, a quello tengo molto, ai miei capelli meno. Tra le cose che hai fatto in relazione a questo premio, mi pare che ci sia qualcosa che riguarda specificamente il Marocco e anche la tomba di Ibn Battuta. Ci puoi dire qualche cosa di questo? Sì, quello è stato un impegno che io mi ero presa con Ibn Battuta. Nei 7 anni che ho lavorato a questa traduzione, non sempre ne avevo tanta voglia. Allora, quando ero più stanca, dicevo, Ibn Battuta, aiutami, non ne posso più, sono stanca. Guarda, se va tutto bene, io prometto che porterò un fiore sulla tua tomba. La tomba di Ibn Battuta non si sa con precisione dove sia, però il Marocco ha deciso di dedicargli un santuario, un piccolo santuario, nella città di Tangeri, che era la sua città natale. E allora avevo scoperto che c'era questa tomba e il mio sogno era, se va tutto bene, se il libro viene bene, se il mio lavoro è fatto come si deve, andrò a dire grazie a Ibn Battuta. Quando ho vinto il premio, più chiaro di così, allora ho preso, tra l'altro il premio
è stato anche non solo simbolico, perché mi hanno dato anche tanti soldi sauditi. Allora io ne ho usato una parte per regalare alle mie tre migliori amiche un viaggio da Torino a Tangeri. Siamo partite con un giglio bianco in mano, mi sembrava il fiore più puro che potessi immaginare, e sull'aereo abbiamo viaggiato col giglio, siamo arrivate a Tangeri e siamo andate a portare questo fiore. E la gente del quartiere ha apprezzato moltissimo il gesto, per cui siamo state 3-4 ore sedute dentro la tomba di Ibn Battuta con il suo sepolcro a fianco, e le signore del quartiere ci portavano a Shai Bin Nana, il tè alla menta, i dolcetti, i bambini venivano a salutarci, quindi è stato come prendere il tè insieme a Ibn Battuta nella sua amata Tangeri, è stato molto commovente. E poi il Marocco, anche devo dire che sono molto riconoscente al re del Marocco, Mohammed al-Sadis, che quando ha saputo che era stata tradotta in italiano la Rehla di Ibn Battuta, mi ha mandato una lettera con scritta a mano dal calligrafo di corte con lo stemma del Marocco in oro zecchino, e questo è stato veramente mi ha fatto piangere, ancora mi commuovo quando ne parlo, però è stato davvero un riconoscimento inaspettato ed enorme da parte del capo di un paese a cui tengo moltissimo. Qual è il messaggio di attualità che oggi trasmette Ibn Battuta a musulmani e non musulmani? Ma io credo che il concetto, l'idea più importante di tutto il libro è, come già ho accennato, la tolleranza, at-tasamuh. Ibn Battuta è incredibile come, pur avendo una fede incrollabile in Dio, una fede enorme che pare da ogni pagina del suo testo, ma non si sente mai, forse proprio per questa sua fede così grande, non giudica mai nessuno. Lui viaggia per tutta la Dar al-Islam, parte dal Marocco e arriva ai confini opposti e trova usanze diversissime fra di loro, ma mai, mai, mai in tutta l'opera dice questo non è Islam, anche quando è molto diverso dal paese, le usanze sono molto diverse dal suo paese. Questo si nota tantissimo nei confronti delle donne, per esempio alle Maldive lui è qadi, è giudice di tribunale islamico, e le donne alle Maldive hanno l'abitudine di non coprirsi dall'ombelico in su, quindi di andare in giro anche per le strade e anche in moschea col seno scoperto. E lui dice, ci ho provato a farle smettere, non è che gli piacesse questa cosa, però non ha mai vietato a una donna di entrare in moschea perché aveva il seno scoperto, né l'ha mai esclusa. Ecco. E poi appunto il messaggio della tolleranza, che è strettamente legato a questa voglia infinita, questo desiderio immenso di conoscere le persone. Le persone, se le conosci, le accetti anche molto più facilmente. E questo era il suo desiderio più grande. Anche nell'exergo, nella frasetta che si scrive all'inizio di un libro, io ho scelto fra tutte le frasi dell'opera di Ibn Battuta questa che mi piace moltissimo, in cui dice: grazie a Dio ho davvero avuto quello che volevo qua giù, viaggiare per il mondo, e in questo campo, per quanto ne so, ho ricevuto più di chiunque altro. Resta l'aldilà, ma la mia speranza nella clemente misericordia di Dio è grande, e ad essa affido il desiderio di entrare in paradiso. Quindi il suo più grande desiderio, quello che poteva realizzare sulla terra, era proprio andare in giro per il mondo e conoscere le persone e non scandalizzarsi mai dell'essere umano. Allora ti chiedo per come conclusione di dire una parola di saluto rivolta in particolare ai detenuti e le detenute del carcere. Moltissimi sono italiani o di anche altre provenienze dall'estero,
però ci sono anche molti arabi, soprattutto nordafricani, quindi del Marocco, della Tunisia, dell'Algeria, cui auguriamo di poter essere presto liberi, però intanto adesso ci ascoltano e ti possono ascoltare. Allora, se posso, vorrei dire a loro la stessa frase che ho scritto al re del Marocco e che ho detto al re dell'Arabia Saudita. Kana ibn Battuta aliman salihan, shadid al-iman billah, jala al-alam raghbatan minhu fi at-ta'arruf 'ala ash-shu'ub li yaqus 'adatuha wa taqalidaha li abna zamanha wa lil ajal al-qadima. Ma zala sada rihlatihi al-mashhura منتشرا في مشارق الأرض ومغاربها حتى الآن وكأنها سلسلة سلام تلف الأرض أرجو أن يكون اجتهادي في نقلها إلى الإيطالية حلقة من حلقات هذه السلسلة وأن تكون رحلة ابن بطوطة وسيلة للمعارف والتعاون بين المغاربة والإيطاليين في سبيل السلام والإحترام المتبادل. In italiano ho detto che Ibn Battuta era un uomo molto sapiente, dotato di gran fede, che ha girato in tutto il mondo, spinto dal desiderio di conoscere i popoli e raccontare gli usi e i costumi alla gente del suo tempo e alle generazioni future, e che l'eco della sua famosa Rihla continua ancora oggi a diffondersi per il mondo come una catena di pace che abbraccia la terra. Mi auguro che il mio impegno nel tradurla in italiano sia uno degli anelli di questa catena e che la Rihla di Ibn Battuta possa essere un mezzo per la conoscenza e la collaborazione fra i marocchini e italiani sulla via della pace e del rispetto reciproco. E prima di proseguire con la prossima rubrica, una notizia dal nostro osservatorio sulle carceri. Siccome sarebbero 62 i bambini fino a 6 anni che si trovano ospiti delle carceri italiane per stare vicini alle loro mamme, infatti stando a un'analisi dell'Unione Europea delle cooperative UE Coop sui dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il 58% di queste mamme è dietro le sbarre al centro sud, con il record di oltre un quarto proprio nella sezione femminile di Rebibbia. Un quadro naturalmente drammatico che ci viene confermato anche nella nostra realtà locale e regionale dell'Emilia-Romagna, dove si sta facendo di tutto per porre la dovuta attenzione al problema. Vogliamo dare un contributo reale al benessere delle bambine e dei bambini e degli adulti che vivono le loro relazioni affettive nel corso di una pena o di una misura cautelare, pena che non deve essere scontata dai minori d'età. Sono state le accorate parole del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Clede Maria Garavini e del Garante delle persone private della libertà personale Marcello Marighelli al termine di un incontro dedicato alla genitorialità in carcere con l'obiettivo di inaugurare un programma sul tema. A seguito infatti di numerose segnalazioni sulla difficoltà relazionali tra genitori detenuti e figli, in particolare in questa fase emergenziale pre e post Covid, i due garanti hanno messo a punto un progetto rivolto a ricercare soluzioni per tutelare questo tipo di rapporto e a partire dall'anno in corso e per tutto il 2021 saranno realizzate azioni di monitoraggio per assicurare la piena attuazione della normativa europea in materia insieme all'ipotesi di attivare nuove strutture residenziali per l'accoglienza extracarceraria di mamme con bambini, proprio per evitare che siano anche i minori a scontare la pena con i genitori nelle strutture carcerarie. Ma ora un momento di pillole di spiritualità laica per tutti con il nostro cappellano del carcere, Marcello Mattè. Materiali e macchinari erano già stati caricati la sera prima. Così Filippo avrebbe potuto alzarsi 20 minuti dopo, tuttavia sempre di una levataccia si trattava. Il loro lavoro preferisce gli orari disabitati. Della squadra Filippo era quello che abitava più lontano e perciò si era portato il furgone a casa. Ora avrebbe fatto il giro per passare a imbarcare i colleghi. L'indirizzo è chiaro e il navigatore non ha dubbi, il posto però è buio. Nessuno di loro era mai stato da quelle parti e quell'edificio non lo avevano mai visto prima. Le 6 sono passate da poco e stanno già installando le apparecchiature.
Tutte le luci interne sono accese perché il sole, anche quel giorno di fine estate, si sarebbe alzato dopo di loro. Come al solito procedono sistematicamente a scacchiere nell'intervento di pulizia. Ma non potevano chiamarci prima, guarda qui in che condizioni questa vetrata. E l'imprecazione supera il rumore del compressore. Davvero, lo sporco si è perfino incrostato. Purtroppo Filippo e compagnia sono bravi nel loro mestiere e svelti. Quando l'assessore passa casualmente davanti al centro polifunzionale per recarsi al lavoro, la loro opera da professionisti ha già preso il sopravvento sull'opera dell'artista, il quale aveva prudentemente smaltato le vetrate all'interno così che la sua creazione non dovesse subire la minaccia degli agenti atmosferici. Filippo e i suoi colleghi non avevano potuto ammirare la vetrata dall'esterno e da lontano. Lo zelo del professionista ha impedito loro di vedere che quelle macchie di sporco componevano due grandi volti in trasparenza sui vetri. Mentre leggevo la notizia sono arrossito. Chissà quante volte, con il mio sguardo piccolo zelante, mi sono accanito, convinto pure di fare bene, su quanto ho preso per una crosta di sporco e invece era la pennellata di quell'artista, Dio, che vede le cose e le vicende da un orizzonte più lontano. Rieccoci, bentornati a Libri Dentro. Oggi voglio parlarvi di Livorno e del carcere di Gorgona. Non so quanti lo sanno, ma praticamente in mezzo al mare di Livorno, su circa 2 km², esiste un carcere famoso che si chiama Gorgona, dal nome dell'isola in cui è stato costruito. Su quest'isola attualmente ci sono anche quasi 600 animali tra vitelli, maiali, conigli, capre, galline e cavalli. Molti di questi animali erano destinati alla macellazione, in cui lavorano anche i reclusi del penitenziario, ma dopo un protocollo che hanno deciso di firmare Comune, Ministero e la LAV, che è una lega antivivisezione, 3/4 di questi animali saranno riaffidati sulla terraferma ad altre persone, mentre gli altri 180 continueranno ad essere accuditi dai detenuti per alcuni percorsi di rieducazione. Il garante dei detenuti della zona ha infatti detto che si sentiva responsabile non solo dei diritti dei detenuti ma anche di quelli degli animali e dunque ha avviato questo progetto di salvezza. Dunque l'hanno chiamata una fuga per la salvezza degli animali di Gorgona, che è finita appunto anche sulle pagine del Guardian, un famoso quotidiano inglese, che in un reportage ha raccontato sia l'impegno delle associazioni animaliste per la chiusura del matatoio, sia il ruolo fondamentale che ha la pratica dell'allevamento nella vita dei carcerati. In prima linea comunque per far tornare sulla terraferma questi animali e far smettere l'attività del matatoio non c'erano solo le associazioni animaliste ma anche gli stessi detenuti. Infatti alcuni detenuti hanno chiesto la grazia per gli animali spiegando che in un carcere non poteva scorrere sangue, fosse anche quello degli animali. E a maggior ragione dopo che questi animali erano stati accuditi, protetti dagli stessi ospiti della casa circondariale e chiamati addirittura per nome. Dunque una bella storia a lieto fine di un garante che ha deciso di comunque salvaguardare non soltanto i diritti dei detenuti ma anche quelli degli animali e ha voluto sviluppare un concetto un po' diverso di quello che è spesso il mondo di mucche e maiali considerati pressoché come carne da macello, ma di fatto in questo posto hanno un ruolo ben più fondamentale che è quello di stare assieme ai detenuti e avviare percorsi terapeutici. E ora lascio le parole a Danila dell'associazione AVOC che ci racconterà qualche storia dal carcere. Buio. Oggi guarderemo il mondo del carcere dall'interno attraverso la lettera di una detenuta a una volontaria. Poi invece vedremo come i detenuti vengono considerati da chi è fuori attraverso un testo di Tolstoi. Ecco la lettera. Ciao Maria Luisa, mi fa piacere che tu mi abbia pensato, ci abbia pensato. Due occhi dalla nostra parte mentre ogni giorno sento il silenzio per chi vive in carcere. Anche un dramma mondiale come quello che sta capitando non rende gli umani un po' più umani nei nostri confronti. Quando c'è stata la rivolta ogni telegiornale parlava ma nessuno che nominasse le persone che vivono in questi luoghi pagando il proprio conto, umani sofferenti. Comunque esseri viventi, comunque meritevoli di sperare. Invece mi sento spenta dopo tanti anni come se non valessi come vita. Quanto dobbiamo pagare? Quanto devo pagare l'errore di un giorno maledetto? A quanto pare per sempre,
dal momento che non esistiamo. Tutti voi sapete che tutto questo finirà e la primavera prossima raccoglierete fiori. Io non riesco e non posso certo vedere neanche le prossime primavere. Ne ho già perse 6 e oggi là fuori non sembra che ci diano la possibilità di sperare. Siamo scomodi, non serviamo, inutili quanto l'epidemia da debellare. Eppure noi siamo di tutti, siamo vostri. Mi dispiace, Maria Luisa, vorrei scriverti diversamente perché voi fuori state attraversando un momento durissimo, ma oggi ho l'inverno dentro di me. E ora un brano da Resurrezione di Tolstoi. Due bambini osservano un corteo di detenuti che vengono accompagnati al treno per essere condotti in Siberia. In questo triste corteo si imbatte un'elegante carrozza su cui viaggia una ricca famigliola con due bambini che vedono e giudicano la scena in modo opposto. Ascoltate. Né il padre né la madre diedero ai figli una spiegazione di ciò che avevano visto, cosicché i bambini dovettero risolvere da soli il problema del significato di quello spettacolo. La bambina, interpretando l'espressione del viso del padre e della madre, risolse il problema pensando che quella gente era completamente diversa dai suoi genitori e dai loro conoscenti. Era gente cattiva e dunque andava trattata proprio così. E perciò la bambina aveva solo paura e fu felice quando quella gente non si vide più. Ma il bambino dal lungo collo magro, che guardava il corteo dei detenuti senza batter ciglio e senza chinare gli occhi, risolse diversamente il problema. Sapeva ancora con assoluta sicurezza, avendolo saputo direttamente da Dio, che quegli uomini erano del tutto uguali a lui e a chiunque altro, e perciò a quegli uomini era stato fatto qualcosa di cattivo, qualcosa che non andava fatto. E aveva pietà di loro e provava orrore sia per quelli che erano stati incatenati e rasati, sia per quelli che li avevano incatenati e rasati. Ecco due bambini, due punti di vista opposti. Cosa può aver indotto in loro un tale diverso giudizio? La bambina, guardando l'espressione dei genitori, condivide il loro disprezzo per persone che ritiene diverse. Il bambino, invece, sente istintivamente che questi detenuti sono esseri umani a cui è stata tolta la dignità, prova pietà e orrore per il trattamento inflitto. Questo bambino ci insegna il rispetto della dignità, l'orrore quando la dignità è calpestata e la pietà per chi soffre. Sicuramente anche voi siete stati oggetto dello sguardo malevolo qui rappresentato dallo sguardo della bambina, ma cerchiamo ora di concentrarci sul positivo nella vostra vita di reclusi. In quali situazioni vi siete sentiti rispettati come gli esseri umani che siete? Chi vi ha guardato in questo modo? Come vi siete sentiti? Aspetto le vostre risposte. Proseguiamo ora con la nostra rubrica di teatro radiodramma, dove ascolteremo lo spettacolo riadattato per la radio a firma della compagnia Maniaci d'Amore, intitolato La casa non vuole, di cui nelle scorse puntate abbiamo visto le ultime 3 clip. Abbiamo visto che si tratta della storia di una strana coppia di angeli, Lucenza e Clodo, caduti sulla terra in cerca della felicità, ma che si ritrovano come gli umani a vivere in una casa dove l'accumulo di
di oggetti e piano piano pare consolare la loro ricerca di senso nella vita. Qui con loro oggi ci ritroveremo in un dialogo sul tema del nostro stare, del nostro vivere, del nostro rapporto con la consolante confusione delle cose e degli oggetti di cui ci contorniamo e che ci sembrano così importanti da non voler abbandonare. Ma, come dice Lucenza, qualcosa di inutile da buttare per fare spazio ad altre cose, quelle sì, quelle importanti, c'è sempre. Ma ascoltiamoli. Rinizieremmo da capo. Dobbiamo lasciarci. O curarci. Forse dobbiamo solo non pensarci. In fondo siamo felici, io e te, infelici. E del paradiso non ci importa niente. Qualche giorno dopo, Clodo è morto. Mi sentite? Mi sentite? Clodo è morto. Se n'è andato, volato in cielo. Era da tempo che lo vedevo strano. Stava spesso vicino alla finestra, al buio. Non voleva mai venire quando gli chiedevo se voleva fare un giro con me, attorno al divano o fino alla cucina. Voleva restare alla finestra. Parlava di tornare da dove era venuto. Vuoi tornare nelle valli di Lanzo? Gli chiedevo. Lui veniva dalle valli di Lanzo e lui rideva e piangeva, chissà perché. Un giorno ha rotto la finestra del balcone e ha detto «Sono un angelo» e ha provato a volare. E così se n'è andato. Chissà cosa aveva in testa. A volte mi guardo indietro e mi chiedo «Cos'è stato il nostro matrimonio?» Boh, non ne ho idea. E poi chi è che ce l'ha? Deve per forza avere un senso preciso quello che c'è su questa terra. Certo, all'inizio avevamo un progetto in testa, me lo ricordo, una specie di desiderio di normalità. Poi la normalità è arrivata e si è portata via il desiderio, e senza il desiderio è stato tutto molto più difficile. Sì, è stato più difficile. Oh, eccoti, vuoi dire qualcosa anche tu? Sì, vorrei raccontarvi com'è la morte. Vorrei portarvi la mia attuale esperienza dall'interno della morte. Ma forse sarebbe un po' lungo, magari facciamo un radiodramma a parte prima o poi. Vi dico solo però, per cominciare, che il mattino dopo che si è morti non ci si può svegliare. La vita è finita e incomincia la morte. Ieri ho avuto una visione. L'amore mio era in giardino, metà vecchio e metà bambino. L'ultima volta mi aveva detto, se mi ammalo tu mi curi. E io avevo risposto, sì, sai smacchiare le giacche? E io avevo risposto, un po'. Io alla memoria vorrei chiedere di dimenticare l'amore mio e di ricordare tutte le altre cose. Invece io mi ricordo solo dell'amore mio e mi dimentico tutte le altre cose. Come vedete, da quando sono morto, il nostro amore ha trovato proprio giovamento. Lucenza? Sì? Una volta mi hai detto, lo sai che quando muore un proprio caro, spesso uno trova il senso della vita? Ho detto così? Sì. Tu l'hai trovato il senso? Io? Sì, tu. L'hai trovato. Se io fossi stato un tuo caro, l'avresti trovato. Forse sì. Forse l'ho trovato, Clodo. E ti ringrazio. Solo che poi l'ho perso. Credo di averci messo un meno sopra, per sbaglio. Hai messo un meno su tutto? Tranne sulle cose. Perché la confusione mi aiuta, sai? È così consolante. Questa ti è rimasta? La confusione? Sì, e non la perderò mai, vero? La confusione non è come te, che un giorno hai preso e ti sei buttato giù. La confusione mi resterà sempre accanto. Sì. Chi è? È il bambino. Quale bambino? Quello che aspettavo. No. Allora sei tu. Sei tornato. È il fabbro. Ah, già. Il fabbro. Alla fine è arrivato. L'avevo dimenticato. Fallo salire. Ti farà compagnia.
E dove lo metto? Cosa? Il fabbro, dove lo metto? Qui non c'è spazio. Come fa a entrare? Anche lo stanzino è pieno di confusione, non c'è spazio. Hai ragione. Dovevamo pensarci prima. Lo puoi mettere nel mio studio? Non lo uso molto da quando sono morto. E le scarpiere ribaltabili, gli orologi a pendolo svizzeri, gli appendiabiti Luigi XIV restaurati. Butterò qualcosa di inutile. Qualcosa di inutile, Clodo, c'è sempre. Brava. È un sollievo quando butti via qualcosa. L'aria era così fresca. Io ho pensato, vorrei bere un bel caffè in questa bella aria fresca. Ma il volo è stato troppo breve. Non c'era tempo per fare il caffè. Hai pensato a me? Hai pensato che ci saremmo ritrovati? No, scusami. Ho pensato al caffè. Il volo è stato troppo breve. Ho pensato solo al caffè. Oh, non preoccuparti. Non si pensa mai la cosa giusta in quei momenti. Che peccato. Forse non ci ritroveremo. Potremmo fare un suono anche noi per ritrovarci. Come il campanello, ma umano. Più umano. Un segno di riconoscimento. Nel caso ci serva. Come un fischio. Sì, come un fischio. Così? Più dolce. Così? Sì, va bene. Così. Così. Ma se c'è tanta gente... Thank you.
E rieccovi di rientro da questo ascolto di questa ultima mini pillola di teatro a cura dei Maniaci d'Amore, a cui davvero va il nostro ringraziamento per essere stati con noi in questi 4 appuntamenti. Ora non mi resta che anticiparvi il tema della prossima e ultima mini clip teatrale con la compagnia Casa Vuota, che avrà per protagonista il regista e interprete Alessandro Berti e l'attrice Sara Cianfriglia. Titolo di questo spettacolo, che è anche un libro, Leila della Tempesta, edito dalle edizioni Ziccaron del 2016, scritto dal nostro autore di rubrica e islamologo e volontario dell'AVOC Ignazio De Francesco. È la storia vera ma tanto profonda di una giovane tunisina di nome Leila, giunta in Italia attraverso il mare e finita in carcere per commercio di stupefacenti. Una storia, dicevamo, vera, che a un certo punto il nostro autore ha pensato di scrivere, trasformandola in un libro e poi affidarla alle mani di un regista per farne anche una resa scenica. Ma non vi anticipo altro per ridarvi appuntamento a sabato prossimo, ore 11 su Radio Città Fujiko, mentre ore 10:15, 14:30 e 21 in differita televisiva al canale RTR 292. Scriveteci, mi raccomando, via mail o lettera all'indirizzo postale di via San Mammolo 2 40 136 Bologna o alla posta elettronica liberidentro.eduradio@gmail.com. Un saluto e un ringraziamento particolare ai nostri ascoltatori di Via del Gomito 2, da tutta la nostra redazione allargata oramai alle carceri dell'Emilia Romagna. Buon proseguimento di serata e noi vi aspettiamo sabato prossimo, sempre qui a Liberi Dentro.